la parola progetto e la parola intervento. Ecco, davanti a voi avete la filosofia, l'idea che sta dietro alla banca dati prosa, come è strutturata la banca dati prosa. La banca dati prosa contiene progetti che sono a loro volta dei contenitori. All'interno di questi progetti ci sono delle informazioni, che informazioni generali che riguardano il progetto che state mettendo in campo, quindi vedremo insieme l'abstract, il titolo e altre cose. Ma al suo interno ci sono contenitori più piccoli di altre cose, in particolare gli obiettivi specifici, possono essere uno o molti all'interno di questo progetto, e gli interventi e le azioni puntuali che si fanno sul territorio nell'anno per raggiungere questi obiettivi. Quindi ognuno di questi rettangoli è un contenitore. Avremo un contenitore progetto, un contenitore obiettivo specifico molto piccolo, dove è inserito semplicemente il titolo e la spiegazione dell'obiettivo, e il contenitore intervento azione, cioè il cuore della rendicontazione, cioè dove si vanno a inserire le informazioni delle cose che si sono fatte, delle attività che si sono fatte sul campo all'interno di un preciso intervallo temporale. Quindi la banca dati è un po' scatole cinesi, è un po' un sistema di scatole cinesi. Tuttavia bisogna ricordare che un solo obiettivo specifico può avere più interventi azioni per raggiungerlo. Così, ecco qua, vi ho fatto l'animazione. Come un obiettivo specifico può avere più interventi e azioni per raggiungerlo, l'esatto opposto anche, si possono avere più interventi, scusate, con un solo intervento si possono, scusate, sto andando di matto il computer, ok? Con un solo intervento si possono soddisfare più obiettivi specifici. Quindi è reciproco, la relazione è reciproca, però è importante che questo modo di questa struttura rimanga fissata nella nostra testa, perché vedremo poi nel tracciato record questi rettangoli, queste scatole si rivelano essere delle schede in cui noi dobbiamo compilare delle cose, dobbiamo compilare dei campi. Continuo facendo sempre delle premesse prima di entrare nella banca dati, perché sono premesse molto importanti, soprattutto per chi non ha mai usato questo strumento. Come si fa a identificare e visualizzare un progetto che dura nel tempo? Noi abbiamo progetti ancora oggi nella banca dati che sono stati messi in campo dal 2002 e che per anni si sono, ogni anno hanno messo in campo interventi nuovi, interventi puntuali, anche più di uno all'anno, che hanno permesso al progetto di continuare a essere a essere vivo, a essere avviato, a essere ancora in essere, ecco, non mi veniva la parola. Quindi su Prosa noi abbiamo la possibilità non soltanto di inserire un progetto nuovo, quindi di calcolare quel progetto avviato nel 2022, ma ogni anno, inserendo interventi puntuali in quell'anno, in un mese preciso, e a volte si può descrivere anche il giorno, Prosa considera il progetto aggiornato a quell'anno. Faccio un esempio molto pratico, ma poi lo vedremo anche insieme nella banca dati. A oggi ci sono 140-150 progetti attivi nella banca dati Prosa per la regione Piemonte nel 2021. Sono attivi nel 2021.
Ma di questi 150 progetti attivi al 2021 in Piemonte, soltanto la metà sono nuovi, sono stati inseriti per la prima volta proprio quest'anno. Gli altri sono tutti progetti che magari sono stati avviati e inseriti molti anni fa, ma che ogni anno, o in particolare l'ultimo nel 2021, hanno aggiornato con interventi nuovi. Quindi è importante considerare le due date differenti. La prima data è quando è stato avviato il progetto. Quella data ce l'abbiamo ed è importante. L'altra data è quando è stato l'ultimo intervento messo in campo. Nel grafico che vi spero riusciate a leggere bene a video, vi faccio vedere per esempio un progetto che è iniziato nel 2022. Non so se vedete la freccia. Se io fossi andato nel 2007 a controllare su Prosa, nel 2007 Prosa mi avrebbe detto: questo progetto è attivo. Non è stato avviato nel 2007, era stato avviato prima, ma è attivo perché quest'anno qualcuno ha inserito un intervento fatto quest'anno. E così via. Se avessi fatto il calcolo nel 2018, dove non c'è nessun intervento, questo progetto non è attivo. Quindi dipende molto anche da quando state guardando la banca dati Prosa. Queste due date sono importanti. Sono importanti perché molto spesso non si ritrovano le cose, molto spesso si pensa che in altre ASL, nella vostra mi sembra di no, bisogna riniziare tutto da capo, bisogna di nuovo inserire il progetto e quindi di nuovo l'abstract, di nuovo le cose che avevo scritto. Non è così. Basta soltanto continuare nel tempo a inserire interventi nel progetto già avviato. È chiaro che se poi il progetto cambia molto i suoi connotati, che ci sono nuovi obiettivi, ci sono nuovi contesti, ci sono nuove cose, chiaramente allora sì, il progetto va rimodulato, questo va chiuso e va incominciato con un altro progetto nuovo. Questo sì. Quindi vorrei che questa questione delle due date sia molto chiara, anche perché quando vedremo gli strumenti di rendicontazione, quindi per contare, chiaramente dobbiamo contare bene, dobbiamo contare ciò che è giusto. E se non c'è nessun intervento nell'anno di riferimento, non si conta nulla. Quindi è importante anche capire bene quei numeri che noi vedremo a breve nelle tabelle. Un altro aspetto difficilissimo da spiegare ed è difficilissimo da trasmettere, sono le durate dei progetti che vanno a cavallo tra 2 anni. Io so che i progetti di questo tipo sono fondamentalmente i progetti che si fanno nelle scuole perché seguono l'anno scolastico da settembre a giugno, ma anche credo i gruppi di cammino, che seguono anche questa cronologia, se non erro, cominciano a settembre, finiscono a giugno, prendono la pausa estiva. Non vorrei sbagliarmi su questo. Sui progetti sulla scuola sono sicuro, ma su questo no. Ora, Prosa non può ragionare così. Non può ragionare così. Voi, che sicuramente da più anni di me fate rendicontazione nelle attività per l'azienda, sapete molto bene che l'azienda rendiconta per anno solare. Lo abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre fatto questo tipo di rendicontazione e va da sé che questi due modi di considerare la cronologia cozzano moltissimo. Sono molto, 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 si confrontano e non vanno d'accordo. Noi come Prosa abbiamo, prima c'era la libertà di inserire qualsiasi cosa, la data d'inizio, la data di fine. In questo momento la banca dati Prosa non permette a un intervento di superare l'anno in corso. Faccio un esempio. Se io comincio un gruppo di cammino a settembre, quell'intervento avrà l'inizio a settembre e la fine al 31 dicembre. Non potrà andare oltre nell'anno successivo. Nell'anno successivo, a gennaio, se quell'attività continua dei gruppi di cammino, ricomincerò la stessa attività a gennaio e la finirò a giugno.
So che può sembrare strano per alcuni, incomprensibile, perché dicono: ma allora in un anno i gruppi di cammino si raddoppiano? Perché voi immaginate, da gennaio a giugno un gruppo di cammino, da settembre a ottobre, a settembre a dicembre un altro, quindi metto due interventi, è tutto doppio. E può sembrare strano, ma invece può sembrare strano, soprattutto vederlo così nella banca dati, tuttavia è esattamente il modo con cui noi da gennaio a dicembre raccogliamo le attività fatte, e quindi dobbiamo essere consapevoli di questo quando inseriamo gli interventi. Dobbiamo avere bene in mente che Prosa finisce l'anno il 31 dicembre, e quindi nell'anno successivo bisogna di nuovo cominciare le attività che erano state messe troncate a dicembre dal sistema. Questo è molto importante, anche perché se non lo fate ci manca qualcosa, o in un anno o nell'altro. Se non inserite il gruppo di cammino da settembre a dicembre, vi manca qualcosa dell'anno precedente. Se non lo inserite da gennaio a giugno, vi manca qualcosa dell'anno che state per rendicontare. Quindi bisogna inserirle entrambe. Lo so che può sembrare strano, ma è importante farlo. Prendo un progetto. Vi avevo detto che vi prendo il Pedibus Galileo va a scuola e vi faccio vedere come è strutturata la scheda progetto dall'interno, e poi vediamo dall'esterno. Qui vediamo, però ho preso uno di un'altra ASL, perdonatemi. Qui vediamo, la scheda si presenta con il titolo, ovviamente, con una serie di icone che adesso vediamo, e una serie di informazioni a corredo: il codice del progetto, è un codice identificativo della banca dati Prosa, la persona che l'ha inserito e quando, la persona che l'ha modificato per ultimo e quando, come si dice, la regione e il gruppo di appartenenza, in questo caso l'ASD Alessandria, se il progetto è pubblicato oppure no. In più c'è questo tasto arancione che qualcuno conosce molto bene, è quello di esprimere il desiderio di candidare questo progetto alle buone pratiche, a buona pratica. Scendendo giù incominciano le scatole cinesi. Vedete, c'è la prima scatola, gli obiettivi. Questi obiettivi sono: se io ci dentro, vedete, questo per esempio è stato inserito a mano, questo obiettivo, il titolo spiega tutto, non c'è stato bisogno di mettere descrizioni, e tutti gli obiettivi sono raccolti in questa scatola. Questo obiettivo, alcuni degli obiettivi, no, ho sbagliato, scusate, alcuni degli obiettivi non sono inseriti a mano, ma sono automatici. E vi spiego adesso perché. Vedete qui, questo progetto è associato all'azione 2.1, la promozione dell'attività fisica e i working programs. Vi spiego questo perché nel precedente modo di considerare le schede progetto, ogni progetto era incastonato con il piano regionale. E quindi ogni compilatore, quando inseriva il progetto, poteva dire: questo progetto lo associo all'azione 2.1. Proprio per i problemi di cui vi ho detto prima, probabilmente, quasi sicuramente, se dipende da me, ma ancora ci devono dare il permesso dalla regione, i progetti saranno svincolati dalle azioni. Saranno poi vincolati agli indicatori in un altro modo. Ma questo perché? Perché veramente è difficile e complicato andare dietro a tutte le modifiche di queste azioni. Ma adesso vediamo come fare. L'utilità di questa concatenazione era questa: io inserivo 2.1, promozione dell'attività fisica, working program, e in automatico qui negli obiettivi mi venivano gli obiettivi che il piano in automatico prevedeva, e quindi avevo quei due o tre obiettivi che erano stati inseriti nel piano. Ce li avevo già lì, non dovevo scriverli io.
erano già a nostra disposizione. Ora stiamo cercando di vedere, in teoria vorremmo togliere questa, io personalmente vorrei togliere questa funzionalità. Vedremo come funziona. Se comunque non verrà tolta, a voi non cambia niente. Se viene tolta è più semplice. Se rimane uguale, voi sapete che adesso vi faccio vedere anche come si fa, saprete che c'è questa possibilità. Quindi per voi non cambia granché, cambia per me, cambia per il lavoro che c'è dietro. Dimmi. Ma volete togliere la funzione che dà la possibilità di inserire l'obiettivo legato al piano regionale? No, la parte automatica, e cioè se io metto 2.1 negli obiettivi in automatico mi vengono già quelli dell'azione. È un po' comodo, lo so che è comodo. Lo so che è comodo. Sì. Però noi, io non siamo riusciti a stare dietro a tutte le modifiche perché sono veramente pazzesche. Poi bisogna considerare, ora c'è questa, ma quelli precedenti come verranno considerati? Se io la cambio, se io adesso metto quella del 2021, quelli degli anni precedenti devono essere collegati alle loro azioni riferite al loro PRP degli anni precedenti. Quindi questo sistema è davvero complicato, è davvero difficile da gestire. E se proprio è un ordine della regione lo faremo, ma io suggerirei di svincolarci da questo, però vedremo, vedremo. Comunque a voi non cambia perché il sistema è già fatto, al massimo ci dicono di aggiornarlo e quindi rimane, la lezione di oggi è valida. Se invece riusciamo a toglierlo, la lezione di è più semplice, quindi non è, voglio dire, non devo spiegarvi cose nuove. Vedete poi l'altra scatola cinese è l'interventazione e ce ne sono due in questo caso e qui vicino, fra parentesi, ci sono gli obiettivi a cui questa azione fa riferimento. In questo caso solo l'obiettivo 3, l'altro invece gli obiettivi 1 e 2. Quindi è una matrice che è quindi la relazione, come vi dicevo, Scusa, io mi sono già persa. Come sei arrivato qua? Mi sono già persa. Non ho capito come sei arrivato qua. ho semplicemente cliccato su un progetto. Sono andato nella tabella qui, nella tabella qua, ho visto dove c'era scritto 1, sono entrato lì e in automatico mi ha mandato nel progetto. Sì, in effetti avete ragione. Ho selezionato un progetto a caso, in pratica. Era giusto per vedere com'era strutturata all'interno dell'area riservata la scheda prosa, la scheda del progetto. Questo siamo arrivati appunto all'inizio dove ci sono dei dati sommari, c'è la prima scatoletta degli obiettivi, la seconda degli interventi, azioni che vedremo la prossima volta, bene, all'interno. Come vedete c'è la possibilità di aumentare queste informazioni inserendo obiettivi, inserendo interventi. Poi c'è la parte dedicata al piano di prevenzione ed è quindi sono tutte le azioni associate al progetto, quindi il progetto in teoria è messo in campo per rispondere a queste esigenze del piano. Poi altre informazioni, abbiamo l'anno d'avvio, in che fase in questo momento si trova il progetto è in fase di realizzazione in questo momento. Quali sono i mandati che ci hanno spinto a mettere in campo questo progetto? Qui vedete sono i LEA, il PNP e il PRP e i finanziamenti che di solito sono l'attività corrente istituzionale, eccetera, eccetera. Poi i gruppi di lavoro con i nomi dei referenti, le mail, gli enti partner, in questo caso sono l'amministrazione locale e la scuola, come vi dicevo. I temi prevalenti e secondari. Fermiamoci un attimo. Temi prevalenti e temi secondari. Si può inserire per il progetto in prosa un solo tema prevalente e poi infiniti temi secondari. Perché questa distinzione? Questa distinzione perché sicuramente ci sono dei progetti molto complessi, molto vari e quindi non si può semplicemente pensare che sia affrontato un solo tema. Sicuramente i temi
messi in campo riguardano molte più cose. Tuttavia, ci serve proprio per una questione statistica per contare, ci serve il tema prevalente, cioè l'aspetto fondamentale, il core del progetto a che cosa riguarda. Perché quando si contano, in particolare mi sta venendo in mente quando facciamo i conti per le scuole, si va a fare un progetto nelle scuole, qual è l'argomento di quel progetto? Non possiamo considerarli tutti, a livello statistico vogliamo considerare il tema prevalente, cioè il motivo principale, l'obiettivo principale, il tema principale di quell'attività. Quindi un solo tema prevalente, tanti temi secondari. Chi carica deve decidere queste cose. Molti mi hanno detto, ma io ne ho due di temi prevalenti, come si fa? Mettere due temi prevalenti è veramente complicato e io credo che anche da un punto di vista concettuale non vada tanto bene. Poi ne possiamo parlare, potete dirmi voi cosa ne pensate, e io raccolgo tutto perché questa formazione serve anche come rimando per Volevo chiederti, me. Sì. Sorellina, ascolta, qual è secondo te il progetto più completo che hai visto che sono inserito per le scuole? Ah, è meglio al Che cosa giorno. effettivamente? Quale? È meglio al giorno. C'è anche tanta Allora te lo documentazione. segno, perché appunto voglio. Certo, il miglior giorno non ha tanti temi, però, per esempio, prima ho visto il fumo. Andiamo a prenderlo un attimo, il miglior giorno. Aspettate un attimo, eh. Elena, non ti sentiamo più. Non parlavo più. Ah, ok. Eccolo qua. Vedete qua, già da qui si vede che è molto complesso. Vedete, tema di salute prevalente, attività fisica, ovvio, chiarissimo, è giusto. E poi si va a vedere temi secondari, alimentazione, politiche per la salute, empowerment, partecipazione, inclusione, certo. E magari gli enti promotori e partner è solo uno, la scuola, però mi sembra già abbastanza complesso e completo. E come vedete ci sono destinatari finali, qui sono stati messi un bel po' di destinatari. Solo una la domanda, per diventare una buona prassi, no? Devi chiuderlo comunque, vero? Sempre, forse l'hai detto, però solo per essere sicuro. Bisogna chiuderlo, sì, bisogna chiuderlo, ma vuol dire che il progetto sia finito. Vuol dire che il progetto è chiuso, non lo si modifica più. Vuol dire che quello è, quello rimane. Però per farlo ripartire devi inserire tutto, puoi fare duplica. Il progetto, No, bisogna rifarlo tutto. è L'intervento questo, si può a duplicare. me ferma sta cosa qui perché cioè già è abbastanza complicato stare indietro, riuscire a aggiornare tutto e niente, volevo solo capire se era ancora così. Ma ascolta, ma che cosa vuoi modificare? Perché, per esempio, se tu No, non voglio vuoi mettere modificare, interventi nuovi, una. lo puoi fare. Se tu vuoi proprio ricambiarlo, fare qualcosa di nuovo, spostare proprio, che ne so, gli obiettivi, cambiare delle cose sostanziali, sì, devi rifarlo da capo. Se no, io lo posso chiudere invece se e continuo a inserire interventi. Non ho Sì, capito. io credo proprio Ah. di sì. Sì, certo. Unplugged è così. Scusate, Unplugged. Le altre buone pratiche, sì. Scusa, se posso chiedere, non so se questa è la sede, appunto quella procedura lì si fa sempre attraverso voi, cioè perché prima parlavi di questo tastino arancione. È una Sì. procedura che si fa Una attraverso procedura, voi. sì. Si fa, prima si compila prima un questionario per fare un check, per fare un controllo che ci siano tutte le cose necessarie per essere candidati a buona pratica. Poi, quando si invia questo questionario fatto, parte tutto il sistema, i miei colleghi, quei quattro colleghi che controllano i progetti, si
si mettono in contatto, prima si guardano il progetto, cominciano a dire questo dovrebbe essere così e si mettono direttamente in contatto con il referente del progetto e col referente di ASL. Sì, io sono quasi certo al 99,99% che si possano inserire nuovi interventi anche con il progetto chiuso, e questo progetto chiuso significa basta modifiche, cioè non si può più, nel senso è un progetto, va bene così e va avanti così, si mette a sistema, va avanti negli anni, ma non si cambia sostanzialmente. Questo è il significato di chiudere il progetto, che non ci sono più, non c'è più valore. Ecco, forse anche questo, la valutazione, perché di solito quando il progetto si chiude è quando c'è la valutazione, per la buona pratica serve la valutazione, quindi quella chiusura significava anche questo, quando c'è la valutazione si chiude il progetto, però poi il progetto può andare avanti, figuriamoci, il miglia al giorno andrà avanti per anni, credo, per decenni, se va bene. E quindi non credo che, ed è un progetto con una pratica chiuso. Scusa Silvano, quindi adesso che io dovrò aggiornare le adesioni, comincio ad aggiornare le adesioni poi del 2021 appena sono terminate, vado avanti inserendo su questo. Interventi, Sì, inserendo interventi. interventi. Ok, grazie. Sì, però la sostanza del progetto, quindi gli obiettivi, l'analisi del contesto, la valutazione, quella è stata fatta, basta, è chiusa. Quello è il senso della chiusura del progetto. Perché a livello tecnico si possono sempre aggiungere interventi nuovi. Su questo non c'è problema, non c'è un blocco. Ok, Grazie. prego, prego. Entrerei soltanto, visto che mancano 10 minuti, facciamo così, 5 minuti lo dedico soltanto all'inserimento del progetto, dei dati del progetto, soltanto per farvi vedere sommariamente, soprattutto per i nuovi, cosa si tratta, cos'è, come funziona. E poi lasciamo spazio, spero, 5 minuti per le domande. Allora,